Con 77.000 presenze in 5 mesi, la mostra Il sogno di Teimer ad Arezzo è diventata una delle esposizioni di arte contemporanea tra le più visitate in Italia. E dopo le monumentali opere dello scultore ceco che hanno invaso la fortezza Medice, arriva anche il libro catalogo dell'esposizione, composto da 250 pagine con fotografie a colori ed in bianco e nero. È un catalogo della grande mostra fatta alla fortezza Medicea in un'ambientazione meravigliosa. Benché io avessi chiesto che il catalogo fosse pronto per la mostra, era giusto e inevitabile farlo dopo per consentire, con l'allestimento della mostra, di fotografare le grandi sculture nella loro potenza monumentale nell'ambiente in cui stavano. Quindi, se tu mandavi le fotografie per il catalogo prima di allestirle, avresti avuto le foto delle sculture, ma non delle sculture nella fortezza. Quindi è un catalogo uscito postumo, la mostra in corso, per indicare il nesso fra Arezzo, la fortezza inaugurata, e le sculture di Teimer. Quindi, più che un sogno, è una cosa che lega per sempre l'esperienza di Teimer ad Arezzo attraverso un catalogo che ricorda quella situazione specifica. Lui è un grande scultore nel senso di recuperare la grande tradizione classica, prima antica e poi moderna, quindi dal mondo greco a Piero della Francesca, e questo è lui. Però sarebbe così anche a Lucca, sarebbe così anche a Firenze. Che sia così ad Arezzo è testimoniato da un catalogo che vede quello che lui ha pensato dentro questo ambiente che è soltanto di Arezzo. L'esposizione, inaugurata lo scorso 24 giugno, sarà visitabile fino al prossimo 8 gennaio.